Con Infinity War Thanos è arrivato al culmine della popolarità, e quindi quale momento migliore per fare il video delle migliori versioni alternative del Titano pazzo? La clonazione nei fumetti non è cosa rara, e Thanos in questo processo è davvero abile. Nella storia Infinity Abyss, il nostro titano pazzo decide di creare un gruppo di cloni di se stesso combinando il DNA suo con quello di alcuni nemici. Tra loro il clone più temuto è sicuramente Omega, la fusione tra Galactus e Thanos. Questo clone però non è molto obbediente e il titano pazzo dovrà allearsi con svariati eroi per sconfiggere questa pericolosa versione di se stesso. Dovete sapere che tra i fantasiosi universi Marvel abbiamo il Cancerverse, un universo in cui la morte è stata sconfitta e nessun essere vivente può morire. Questo universo però è affetto da qualcosa di peggio, degli esseri cosmici chiamati Many Angled Ones, che trasformano gli esseri di quell'universo in una sorta di schiavi senza volontà. Tra loro abbiamo ovviamente Thanos, che è uguale alla sua versione originale ma non può morire. Se seguite i miei video da un po' di tempo, ormai conoscerete tutti l'universo Amalgam, uno dei crossover anni 90 tra Marvel e DC. Tra i tanti personaggi che si presentano in questo universo abbiamo la fusione tra Thanos e Darkseid, che crea uno degli esseri più potenti di sempre, il suo nome Thanoside. Passiamo ad una versione molto più leggera e abbastanza simpatica. In What The numero 24, una sorta di parodia dell'universo Marvel, ci viene presentato Thermos, un titano pazzo con l'obiettivo di grigliare, letteralmente grigliare, tutti i nemici che oseranno sfidarlo. Il Thanos dell'universo Ultimate è un essere davvero pericoloso. I suoi poteri e le sue abilità fanno sembrare il titano originale soltanto una barzelletta. Il Thanos di Ultimate ha consapevolezza cosmica, controllo mentale e può persino risorgere dalla morte più potente di prima, un po' come Doomsday. Combinate il potere di Thanos con quello di un simbionte e il risultato sarà qualcosa di davvero potente e temibile. Un simile essere però esiste già. In Edge of the Venomverse veniamo a scoprire l'esistenza di alcuni esserini alieni chiamati Poisons. Questi piccoli alieni hanno la capacità di mangiare i simbionti acquisendone così i poteri. E a loro volta questi Poisons possono infettare un corpo ospitante dando loro nuovi poteri. Ed è ciò che succede a Thanos, che, entrando in contatto con questi Poisons, diventerà il capo della loro armata, chiamata l'Alveare. Prima di queste ultime due versioni metto uno spoiler alert per chi tra voi è interessato alla serie Thanos di Legacy, che dovrebbe arrivare dopo l'estate. Nei fumetti i supereroi vincono sempre alla fine, ma se un giorno questa cosa non dovesse accadere? Ecco Thanos Wins. Qui il titano riesce a sconfiggere quasi tutti gli eroi sulla Terra, sconfigge tutte le entità cosmiche, Galactus compreso. L'ultima vera e unica sfida rimastagli è Silver Surfer potenziato con il martello di Thor. Non vado oltre perché vi consiglio vivamente di leggerlo quando arriverà qua in Italia. Tra le tante versioni, una più malvagia dell'altra, ecco spuntare Avengers Thanos. In Thanos numero 10, il titano, alla ricerca di un nuovo potere, lo trova in una sorta di cimitero protetto da un trio di streghe. Per ottenere quel potere, però, Thanos deve superare una sfida, e nel suo caso sarà la possibilità di un futuro fatto di benevolenza e pace. Cosa che non si addice molto al Thanos che conosciamo, infatti dopo poco si risveglierà da questa sorta di incubo paradisiaco. Quindi gente, queste erano le versioni alternative più interessanti o particolari del Titano pazzo. Ditemi voi quali altre versioni alternative conoscete e qual è la vostra preferita. E come sempre io vi invito a iscrivervi al canale per continuare a seguirmi e vi saluto. Ciao a tutti!